Microsoft è ormai diventata un sinonimo di console gaming e per questo vogliamo proporvi 5 giochi simbolo per Xbox, uno per ogni generazione più una posizione bonus. Questo limite ci ha costretto a lasciar fuori franchise imprescindibili per le piattaforme Microsoft, come Fable, Splinter Cell, Mass Effect o i vari Forza. Fateci sapere le vostre top 5 nei commenti e seguiteci nel video. Prima però iscrivetevi al canale per supportarci e non perdervi le nostre curiosità sul mondo videoludico. Non è stato il primo FPS su console. In precedenza aveva riscosso enorme successo GoldenEye 007 per Nintendo 64 e classici per PC erano giunti con alterne fortune su piattaforme come PS1, PS2 e Nintendo 64. Eppure, Halo ha cambiato per sempre la storia degli sparatutto in soggettiva giocati con il controller. Prima del suo arrivo si parlava di un genere quasi esclusivamente associato al PC e alla più adatta dimensione mouse e tastiera, con il viaggio di Master Chief che invece ha scardinato questa convinzione. E poi ovviamente Halo aveva un universo narrativo straordinario, missioni iconiche e scontri a fuoco entusiasmanti, firmati da una Bungie che senza saperlo avrebbe dato vita ad una saga epocale. Xbox 360 è la console di maggior successo di Microsoft, capace di superare PS3 in un primo momento, salvo poi cedere lo scettro della corsa sul finale. Parlare di un solo titolo in rappresentanza di questa piattaforma non è semplice, ma la nostra scelta è caduta sul primo Gears of War. Nel 2006 lo sparatutto in terza persona di Epic Games poteva contare su una grafica assolutamente fuori parametro per una console da 200-300 euro. Gli scontri basati sulle coperture funzionavano alla grande e le avventure di Marcus e della squadra Delta hanno spinto molti ad avvicinarsi al brand Xbox. La serie avrebbe poi raggiunto la sua piena maturità con Gears of War 2, per poi perdere smalto con episodi meno riusciti come Judgment. Oggi aspettiamo il non ancora annunciato Gear 6 con la bava alla bocca per le meraviglie grafiche in Unreal Engine 5 che probabilmente ci regalerà. Primo gioco di Rare in arrivo su console PlayStation, il Sea of Thieves del 2018 ci ha regalato un'avventura piratesca come poche altre. Tra i primi prodotti di successo di Game Pass insieme a Minecraft, ha fatto il suo debutto in un momento piuttosto particolare della storia di Xbox e oggi è di fatto un game as a service di successo con milioni di giocatori attivi e collaborazioni prestigiose all'attivo. Una boccata d'ossigeno che a Microsoft serviva assolutamente all'epoca, dopo il lancio di produzioni di scarso riscontro commerciale come Crackdown 3 e Halo Wars 2 e l'onda lunga delle polemiche per la cancellazione di Scalebound. Perla rara, un titolo ancora oggi poco conosciuto e apprezzato. Il gioco di Double Fine è un capolavoro psichedelico di rara bellezza. Non è pensato per piacere alle masse, ma chi saprà perdersi nel colorato e folle mondo di Psychonauts si troverà alle prese con una delle migliori esperienze videoludiche degli ultimi anni. Ovviamente, trattandosi di un gioco Microsoft Gaming, lo trovate su Game Pass sia su PC che su console, quindi correte a provarlo! Come Jolly, vi proponiamo Halo The Master Chief Collection, la raccolta disponibile su Xbox Series XS, PC e Xbox One, che è semplicemente irrinunciabile per un fan della saga. Include Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 4, Halo ODST e Halo Reach. Ben 6 giochi, e che giochi! Per scoprire la serie o per rivivere le emozioni di questo affascinante universo narrativo.